Nicandro, prego. No, io sono imbarazzato perché non ho capito se questi cani devono stazionare durante questi lunghi dibattiti oppure dopo la lettura del verbale oppure all'uscita e non sono in condizione di votare per questo motivo, perché non ci ho capito nulla. Allora, deputato Invernizzi, se ho capito bene, vuole dividere la premessa e il primo capoverso. Scusate, colleghi, mi fate capire come vuole votare. Premessa e primo capoverso una votazione, secondo e terzo capoverso un'altra? È così che vuole fare? D'accordo. Va bene, allora. Allora, quindi votiamo sull'ordine del giorno 44, il cui parere è contrario, pongo in votazione la premessa e il primo capoverso. Dichiaro aperta la votazione. Capone. Capone, Tancredi, Librandi. Librandi, Grassi. Buocco, Casalenga. Va bene, allora hanno votato tutti i colleghi? Sì. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 98, contrari 336, la Camera respinge. Allora adesso metto in votazione il secondo e il terzo capoverso, il parere è sempre contrario, dichiaro aperta la votazione. Capone. Galperti, Amorante. Sì. Murgia. Bene. Ci siamo, tutti hanno votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 88, contrari 344, la Camera respinge. Siamo al 45, ordine del giorno Ciprini. Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Lo mettiamo in votazione? Sì, dichiaro aperta la votazione. Capone. Capone, Adornato. Bene, allora, tutti hanno votato? No, Adornato non riesce ancora a votare. Sì, è andata. Tutti hanno votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 83, contrari 349, la Camera respinge. Siamo al 40, no, 46 ritirato, al 47, Spessotto. Qui c'è un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Che cosa fa? Lo mettiamo in votazione, la votazione è aperta. Capone. Capone. Pilozzi. Ok, allora tutti hanno votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 99, contrari 312, la Camera respinge. Siamo al 48, Spessotto è stato accolto.
Andiamo avanti, il 49, Sorial, c'è un invito al ritiro. Dov'è Sorial? Lo votiamo? Sì, dichiaro aperta la votazione. Alfredi. Capone, vabbè. Cristian Iannuzzi. Iannuzzi. Zaratti. Ah. Ecco. Va bene. Ok. La votazione è chiusa. Favorevoli 126, contrari 310, la Camera respinge. Siamo al 50. Carinelli, c'è un invito al ritiro. Deputata Carinelli, prego. Sì, grazie Presidente. Io ripropongo questo ordine del giorno che avevo già riproposto l'anno scorso nella speranza che in quest'anno i questori abbiano magari cambiato idea e abbiano valutato la mia proposta, anche se la vedo dura visto che c'è un invito al ritiro e probabilmente il fatto che il Collegio dei Questori sia fatto tutto da uomini probabilmente non aiuta. Il mio ordine del giorno si riferisce allo spazio Bimbi che è presente a Palazzo Teodoli. È uno spazio, lo ricordo magari per chi anche non lo conosce, non è un asilo, è uno spazio che la Camera mette a disposizione dove il parlamentare o un proprio collaboratore può andare con il proprio bambino. Quello che io chiedo con questo ordine del giorno è una cosa semplicissima, di dare la possibilità anche ai dipendenti della Camera di usufruire